Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi ma solo di quelli brutti. Questo video ricchissimo sarà dedicato alla classifica dei giochi più deludenti dell'anno. Badate bene, ho detto deludenti e non brutti. Magari le due cose in alcuni casi si sovrappongono pure, però ci tengo a sottolineare che questa classifica è stata composta partendo da quelle che erano le mie aspettative e speranze e soprattutto su quelli che sono i miei gusti personali. Inoltre ho così poco tempo libero a disposizione che se un gioco è una schifezza colossale tendo a rivolgere la mia attenzione altrove. Insomma, non sono uno di quelli che va a spendere 200 euro per comprare una key e giocare a The Day Before, e penso che la mia vita possa continuare tranquillamente anche senza aver provato Gollum. Tutto questo per dire, vi prego, non vi incazzate, perché so che in questa classifica ci saranno i nomi che faranno discutere e anche parecchio. Comunque vi aspetto nei commenti, fatemi sapere cosa vi ha spezzato il cuore quest'anno, e se siete nuovi iscrivetevi al canale, dai che mancano solo 959.800 iscritti per raggiungere il milione. Ci siamo! Un grazie gigantesco a Autogi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Partiamo soft con un titolo che in realtà è stato accolto molto positivamente dalla critica, Remnant 2 From the Ashes. Ho sempre sentito parlare un gran bene del primo capitolo e l'inclusione nel Game Pass del secondo episodio mi ha spinto a provarlo con grande entusiasmo. Ma niente, non è scattata la scintilla. Come vi dicevo, questo è proprio un problema di aspettative. Nella mia testa speravo di potermi confrontare con un titolo tosto, alla Returnal, ma mi sono ritrovato tra le mani un titolo che purtroppo, in single player, non regge botta. Per quello che ho visto, la storia mi è sembrata proprio deboluccia e in generale l'esperienza mi è parsa molto più vicina a un looter shooter che a un Souls-like con le armi da fuoco. Magari in multiplayer è tutta un'altra cosa, ma in giocatore singolo Remnant 2 non fa proprio per me. E tra l'altro, bella la grafica, ma ho trovato le armi poco soddisfacenti, senza impatto. Se non altro, giocare a Remnant 2 mi ha ricordato quanto adoro Returnal. Capolavoro. Da come ce ne avevano parlato i leak e rumor, Everybody Wants to Switch doveva essere la ciofeca del secolo, tanto che pure Nintendo l'ha fatto uscire in sordina, sperando che nessuno se ne accorgesse. Vi dirò di più, il trailer con FaviJ forse ha pure peggiorato la situazione. Poi però, giochi a Everybody Wants to Switch e ti rendi conto di una cosa. I minigiochi sono carini, e per quel che dura è pure divertente. Peccato che si sono dimenticati di costruirli il gioco attorno. Mancano modalità, opzioni nei menu e anche contenuti. Se non sapessi che gioco è stato fermo nei magazzini di Nintendo per chissà quanto tempo, direi che si tratta di un gioco chiuso in fretta e furia. Però ripeto, non è terribile. Insomma, è una delusione pure come delusione. A proposito di giochi usciti in sordina, lo stesso destino è capitato a The Last Case of Benedict Fox, un titolo che catturò subito la mia attenzione appena annunciato. Un bel metroidvania dalle atmosfere lovecraftiane che prometteva di unire le classiche fasi di esplorazione del genere a dei momenti investigativi con la risoluzione di enigmi e puzzle. E ce ne vuole per non farmi piacere un metroidvania. Purtroppo però in Benedict Fox non funziona niente. La progressione è sconclusionata e il puzzle solving troppo astruso per risultare stimolante. Ma il vero peccato è che il sistema di movimento, un fattore cruciale in ogni metroidvania contemporaneo, è rigido. I comandi non rispondono bene e anche le fasi di combattimento che spezzano in continuazione l'esplorazione non convincono. Con qualche mese in più di sviluppo probabilmente si sarebbe potuto migliorare molto un prodotto finale che purtroppo risulta realizzato in modo approssimativo. Però mi è tornata voglia di giocare Eternal Darkness. Quindi, meglio di niente. PlayStation Portal per me rimane un grandissimo punto interrogativo. Non capisco proprio a chi sia indirizzato questo dispositivo di riproduzione remota e si inserisce nella serie di scelte di Sony che allontanano il brand dalla mia sfera di interesse. L'idea comunque di proporre dei device premium sembra funzionare, tanto che anche una periferica abbastanza inutile come questa Portal è andata immediatamente sold out. Non fa per me, ok, però la delusione rimane. In un mercato sempre più popolato da device ibridi, PC portatili e via dicendo, se ritiri fuori l'acronimo PSP, io mi aspetto un'ascesa in campo di un certo livello, anche perché il nome PlayStation è così forte che un progetto così rischioso potrebbe ritagliarsi una buona fetta di mercato senza troppi sforzi. E invece niente, Portal è semplicemente l'alternativa costosa a un backbone. Sì, va bene, lo ammetto, dai, sto a rosicà. Mi piacerebbe tanto giocare alla lineup PlayStation seduto sul cesso. Due posizioni di questa classifica non sono occupate propriamente da dei videogiochi e questa è la prima. Io dalla chiusura delle tre ancora non mi sono ripreso. Il mio più grande rimpianto sarà quello di non aver partecipato neanche a un'edizione della Fiera Los Angelina e da appassionato cresciuto negli anni 90 ho sempre visto questa manifestazione come un luogo di culto, l'evento dell'anno, prima sulle riviste cartacee e poi su internet. Inoltre non mi piace la direzione che tutti gli altri eventi del genere stanno prendendo, anche se poi alla fine concettualmente sono molto simili alle tre. Però la Summer Game Fest non mi dà le stesse sensazioni. Insomma, l'idea di essere un punto di ritrovo e di contatto
contatto per pubblico, utenti e addetti ai lavori. Sarà un punto di vista troppo nostalgico? Può essere. Però qui l'atmosfera inizia a farsi incandescente e forse è il caso di respirare un attimo prima di entrare nella metà calda della classifica. Però adesso fermi tutti, perché vi devo fare prima un'altra domanda. Ma a quanti di voi si spezza il cuore quando comprano il gioco del momento, lo scartano tutti emozionati e poi dentro si ritrovano il nulla più assoluto? Beh, se anche voi, proprio come me, siete malati di collezionismo, non ce la fate a dire addio a manuali di istruzioni, alle mappe, alle scatole di cartone, beh, dovete assolutamente farvi un giro su Otoji Retro Games per riscoprire la gioia del collezionismo e trovare l'autoregalo perfetto per Natale. Come al solito, per me è un onore poter sponsorizzare una realtà del genere, fatta da appassionati per gli appassionati. Il catalogo di Otoji Retro Games è in continuo aggiornamento, i prezzi sono super competitivi e potete trovarci di tutto. Dalle vecchie glorie Nintendo, compresa anche qualche cosetta esotica, fino ad arrivare a PSP e la prima Xbox, due piattaforme che si filano in pochissimi ma che io adoro collezionare. E nel caso voleste liberarvi di qualche bel pezzo della vostra collezione, Otoji offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate il link al sito in descrizione e mi raccomando, seguitelo anche sui social per rimanere aggiornati sui nuovi rientri. Grazie mille a Otoji Retro Games e viva il collezionismo! Cara Konami, a me fa piacere che finalmente tu ti sia svegliata e abbia deciso di ridare spazio alle tue serie storiche dimenticate per anni in favore delle slot pachinko. Però come si fa a sbagliare una collection come quella di Metal Gear? Non puoi, anche perché c'è bisogno che le nuove generazioni scoprano questo tassello fondamentale della storia del gaming. Quindi se devi fare le cose, falle fatte bene. Invece la Remaster Collection Volume 1 si è dimostrata un'operazione pigra e svogliata. Konami ha semplicemente preso il lavoro di Bluepoint di 10 anni fa e lo ha schiaffato sugli hardware moderni, senza preoccuparsi troppo del risultato. Così questa collection, anche se salvabile a livelli di contenuti, al suo interno ha comunque dei capolavori, è stata presentata in uno stato a dir poco scandaloso, e il bello è che ogni piattaforma ha le sue problematiche, non è solo su Switch che l'operazione risente di tutte le limitazioni dell'hardware. Per molti, la Remaster Collection è peggio addirittura dell'HD Remaster. Che scivolone. Ma mentre per Metal Gear Delta le speranze che ne esca fuori un qualcosa di decente ancora ci sono, io il futuro di Silent Hill lo vedo proprio coperto da una nebbia minacciosa. Visto lo storico di Bluebird Team e le prime immagini di gameplay, non è che il remake di Silent Hill 2 sia partito proprio col piede giusto, ma in generale c'è molta preoccupazione per come Konami gestirà il rilancio di questa IP storica. Beh, il calcio d'inizio ce l'abbiamo avuto con Silent Hill Ascension, una specie di serie interattiva a metà tra le produzioni horror di Supermassive Games e un Bandersnatch di Netflix. L'idea è intrigante, ma la realizzazione è pessima, su tutti i fronti. Graficamente è inguardabile, e poi la trama riprende tutti gli elementi classici della serie, ma la narrativa si dimostra incapace di rendere giustizia all'elemento psicologico dell'orrore raccontato nei primi Silent Hill. Qui viene spiegato tutto, nulla è lasciato all'interpretazione del giocatore, o dello spettatore in questo caso. Ma la cosa più grave di tutte è che sono riusciti a inserire un Battle Pass e le microtransazioni pure in una serie interattiva. Chi paga fa valere di più il suo voto e sono tantissime le strategie attraverso cui gli utenti paganti vengono favoriti rispetto ai giocatori semplicemente curiosi. Konami, partiamo malissimo. Saliamo sul podio, questa posizione farà discutere, lo so. Però vi ricordo che qui si parla di delusioni nate dalle aspettative e quando gioco un titolo della serie principale di Final Fantasy io mi aspetto un qualcosa che non è arrivato minimamente con Final Fantasy XVI. Tolto lo spettacolo visivo, non c'è nulla, neanche uno dei tratti distintivi della serie. E non sono uno di quei bigotti ancorati per forza alla tradizione. Infatti ho adorato il 12° capitolo, ho visto del buono anche nel pessimo 15° e ho amato il remake del 7°. Voler svecchiare una formula non significa far finta che non esista una tradizione. Ci aggiungo pure che il tanto incensato combat system l'ho trovato di una noia mortale. Siamo ben lontani dalla creatività di uno stylish action puro e tutto si appiattisce subito in una serie di combo sempre uguali a se stesse e dei boss che sono dei sacchi d'allenamento con HP praticamente infiniti e nel caso le cose dovessero andare male, tranquilli, si ricomincia dall'ultima fase con gli HP al massimo. Final Fantasy XVI sembra quasi un gioco che non vuole essere giocato, ma solo raccontato. Peccato però che anche la componente narrativa per me non funziona. In parte penso sia colpa del pacing troppo sbilanciato, con delle side quest dal ritmo abissale, che mi hanno fatto disinteressare a una trama che partiva col piede giusto ma che poi si perde in una narrazione che fa di tutto per sembrare più arzigogolata di quello che in realtà è. Prima o poi mi obbligherò a finire il gioco perché nutro fiducia che la storia possa valere il prezzo del biglietto, ma per ora Final Fantasy XVI è una delusione così cocente che per la prima volta ho messo in pausa un Final Fantasy.
gravissimo. Seconda posizione non per un gioco, ma per la direzione che sta intraprendendo l'industria. Dopo il flop degli NFT e il clamoroso dietro front di alcuni dei nomi più importanti del settore, la stessa identica storia si sta ripetendo con i live service e i game as a service. Tolti quei 2-3 titoli che monopolizzano l'attenzione e il tempo del grande pubblico, nessuno vuole questi giochi. Nessuno! Nessuno vuole un Jet Set Radio a supporto continuo, nessuno vuole che Platinum Games dica la sua in questo settore e nessuno vuole che studi specializzati in produzioni single player dal forte taglio cinematografico come Naughty Dog o Rocksteady monopolizzino la loro forza lavoro per lanciarsi in dei progetti dal futuro a dir poco incerto. Tra titoli cancellati ancora prima di essere pubblicati, lanci disastrosi e nomi storici che vedono il numero totale di utenti attivi colare a picco mese dopo mese, io lo ripeto, nessuno vuole i vostri giochi. Peccato che ci si renda conto del problema sempre troppo tardi, quando ormai gli investimenti sono stati fatti e i danni non si possono evitare, al massimo limitare. Ma come al solito, a pagarne le conseguenze non sono quelli che prendono queste decisioni sbagliate, e in un anno assurdo come il 2023, che a livello di output di produzioni è praticamente imbattibile, abbiamo registrato anche un anno con dei dati inquietanti per quanto riguarda i licenziamenti di programmatori, artisti e sviluppatori. Durante quest'anno oltre 9.000 persone del settore hanno perso il lavoro da un momento all'altro, una situazione inaccettabile in un'industria così florida. Fino adesso abbiamo parlato di delusioni, di titoli che mi hanno spinto a fare pace col fatto che semplicemente non fanno per me. Se qualcun altro li apprezza, buon per lui. Ma quello che proprio non mi va giù è Atomic Heart, un gioco pretenzioso ma scialbo che fa il verso a Bioshock ma non riesce a sfoggiare neanche un centesimo del suo carisma. Vi fermo subito, non ditemi che non va confrontato con Bioshock perché sono due cose diverse. Non è assolutamente vero, e la citazione letterale a Rapture che viene fatta verso la fine del gioco è solo il momento più lampante di quanto il titolo provi a ricalcare, senza successo, questo suo illustre predecessore. Ma tutto questo è un vero peccato perché il setting è molto intrigante e l'art style è magistrale, tanto che la sequenza di apertura è da mascella a terra e fa veramente sperare che si possa rivivere un'avventura simile a quella vissuta a Rapture o Columbia. Peccato che a mancare sia la sostanza. Il gameplay è incommentabile, uno spamming continuo di nemici che sono delle vere e proprie spugne assorbi proiettili che costringono a virare su un combattimento corpo a corpo legnoso e impacciato. E nonostante ci siano anche delle sezioni simil open world, non c'è quel tipo di approccio creativo che ti aspetteresti da un Bioshock o da un titolo Arcane. Tutto è piattissimo e senza mordente. Ci si rende presto conto che non c'è alcuna attrattiva né ricompensa negli scontri. Le parti finali di Atomic Heart le ho passate scappando e basta e non è cambiato nulla, se non che avevo più munizioni per affrontare dei boss caratterizzati da una difficoltà esagerata. Ma la vera offesa arriva con la caratterizzazione dei personaggi e una storia che non si regge in piedi, proprio perché vittima del dover ricalcare i grandi colpi di scena che hanno scritto la storia del videogioco. Non penso di aver mai incontrato un protagonista così fastidioso e insopportabile che commenta nel modo peggiore possibile ogni avvenimento, manifestando un'aggressività senza senso anche nei momenti più rilassati. Sì, un edgelord. In Atomic Heart è tutto così superficiale e approssimativo che alla fine hanno provato a buttarla in caciara alla grandissima, sessualizzando ogni tubo, automa, robot in modo francamente imbarazzante, sia nell'estetica che nella scrittura. Per usare un termine caro a voi giovani, non penso di aver cringiato mai così tanto in vita mia. I dialoghi di questo gioco sono così edgy da risultare imbarazzanti. E poi non si capisce nulla. Almeno su PC al momento in cui l'ho giocato, i trigger dei dialoghi erano completamente sbagliati ed era un continuo sovrapporsi di voci, dialoghi interrotti a metà al minimo movimento o informazioni ambientali che venivano tagliate fuori dal primo accenno di conversazione. Insomma, non capisco proprio l'entusiasmo che c'è dietro ad Atomic Heart, l'unico gioco che ho percepito come una vera e propria perdita di tempo ed è per me la più grande delusione di questo 2023. Questa però c'era la mia flop 2023. Che ne pensate? Non odiatemi, anzi odiatemi, ma in modo non violento. Vi aspetto nei commenti per sapere la vostra e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, magnate come se non ci fosse un domani e soprattutto riposatevi dormendo Sonic tranquilli per poter nerdare durissimo. Duro, durissimo. Io sono il Poro Flop, Michele Delusione. Ciao. Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!
Ken.